è questo, il flusso è in questo modo qua. Arrivano gli utenti, vengono individuati all'ingresso, rilevazione della temperatura e ovviamente la ricerca del nominativo e del fatto che siano veramente prenotati oggi e all'ora giusta per la vaccinazione, e quindi poi attendono qua di essere chiamati. Vengono chiamati nei box a seconda ovviamente del tipo di vaccino, perché possiamo avere anche due tipi di vaccini diversi, target diversi che vengono gestiti dalle diverse linee. Quindi poi si accomodano, attraversano i box, c'è la postazione del medico con l'anamnesi, validazione dell'ok alla vaccinazione. Subito dopo c'è l'infermiere che fa l'inoculazione del vaccino e dall'altra parte c'è l'attraversamento, c'è l'area di sorveglianza del quarto d'ora che deve passare insomma dopo l'inoculazione. Dopodiché c'è il flusso di uscita, sempre al desk amministrativo, dove se viene fatta la prima dose viene calendarizzato il secondo appuntamento, se invece è già la seconda dose viene dato il certificato vaccinale completo e l'uscita. Questo è. In pratica è una caravella. Esatto. Nel senso che la prima parte è quella dell'accoglienza, quella appunto come ha detto, che arriva fino a qua, l'attesa. La caravella vera è il box dove c'è la produzione, quindi c'è tutta la parte sanitaria. E poi fuori, l'uscita, c'è l'osservazione, un poco credo anche della croce, eccetera, dell'infermiere, e poi la parte amministrativa è nello stesso locale, però c'è la parte accettazione e la parte congedo, uscita, che quando esci hai già comunque o la prenotazione o la certificazione, se sei a fine percorso. Il flusso è circolare, con i percorsi separati, entrata e uscita.